nome di persone molto importanti e senza avere prove. Se non erro, tra loro c'era anche Raffaele Pedemonte. Sono state le loro azioni a compromettere quelle persone. Non quello che può scrivere un giornalista, ma quello che mi sta sfuggendo. E il perché ora tu ti metta a difendere chi ha organizzato il sequestro di Tony? Dimmi, com'è possibile che quei delinquenti godano ai tuoi occhi di tanta impunità? Spiegami come puoi lasciare che facciano questo a un ragazzino. Avanti, nonno. Sto aspettando una risposta. Me ne basta una sola. Mi darai una mano a riavere Tony, sì o no? Vuoi bere qualcosa? No, voglio solo una risposta e poi me ne andrò a casa. Puoi contare su di me. Però è solo una parentesi, diciamo un armistizio. C'è qualcosa che conta di più in ballo. Tony. In seguito riprenderemo la nostra guerra, tu e io. Lo sapevo. Sapevo che avevamo qualcosa in comune noi due. La tenacia con cui coltiviamo le nostre convinzioni. Comunque, grazie, nonno. Te ne sarò sempre grato. Vattene a casa. E bada di non muoverti da lì per nessun motivo. Mi metterò in contatto con te. Sì, resterò in attesa. Buonanotte, nonno. Ciao, ragazzo. Tutti presenti a cena. Devo parlarvi. Fai in modo che non manchi nessuno. È una cosa molto importante. Il 3. Metti in tavola il 3. Non è possibile, un altro no. Scopa. Non è possibile. Adesso vediamo. Oh. Dai. Ecco. Osvaldo. Ma che sorpresa! È un sacco di tempo che non ti vedo. Perché non ti siedi e bevi qualcosa? No, grazie. È necessario che tu venga con me, Peralta. Ma che ti prende? Mi hai sempre chiamato per nome. C'è una denuncia piuttosto pesante contro di te. Devi venire in commissariato per chiarire la situazione. Cos'è? Non vorrai arrestarmi? Già. Ah, andiamo, Osvaldo. Non vorrei farmi una cosa del genere così in pubblico. Passo da te più tardi. Forse non hai capito bene, Peralta. Devi seguirmi in questo istante. Possiamo uscire di qui con discrezione o in altro modo, vedi tu. Come preferisci.
È più di un quarto d'ora che ti stiamo aspettando, Roberta. Beh, il bambino era molto inquieto e ho dovuto cullarlo finché non è riuscito a prendere sonno. Ora puoi anche servire, Rita. Sì, signore. Allora, papà, ho sentito dire che i bocconi amari è meglio mandarli giù senza pensarci tanto. Ogni volta che ci hai riuniti è stato per darci qualche cattiva notizia. Questa volta qual è? Hanno rapito tuo nipote, Rosa. Se la faccenda non ti interessa, puoi anche alzarti ed andare in camera. Cosa stai dicendo? Cos'è successo a Tony? Mio Dio, nonno. Com'è possibile? L'hanno preso all'uscita di scuola, fingendo che li avesse mandati Sebastiano. E così Tony è sparito. Tony? Ma cosa c'entra il bambino con... Che stavi per dire, Rosa? Ecco, volevo dire che non capisco cosa c'entra Tony con gli eventuali peccati commessi dalla famiglia Morandi. Questo volevo... Andiamo, non fare così, Rosa. Mi sono preso l'incarico di trattare io stesso con il rapitore di Tony. Sebastiano, fortunatamente, ha messo da parte il suo orgoglio e mi ha chiesto di aiutarlo. Lei ha un'idea su chi possa essere stato, signor Benito? Naturalmente. Sebastiano, lo sai, ha voluto giocare con il fuoco. Spero che si tratti solo di un avvertimento. Ma i rapitori l'avranno chiamato. Lui ha parlato con la polizia. La polizia non è la soluzione più adatta per risolvere questo genere di cose. Volevo solo avvertirvi che ho pensato di rinforzare i sistemi di sicurezza di questa casa. Nessuno di voi esca di qui senza mia autorizzazione. Quello che vi ho appena detto deve restare un segreto tra noi. Non fate allusioni sull'accaduto per nessun motivo, con chiunque sia estraneo alla nostra famiglia, e soprattutto non per telefono. Cosa pensi di fare, nonno? Vi ho detto tutto quello che dovevate sapere. Coraggio, Rita, cosa aspetti a servire? Sebastiano. Sì, Lily. Che ora è? Sta tranquillo, è ancora molto presto. Che cosa avranno fatto a Tony, mio Dio? Che cosa gli avranno fatto? Oh, Sebastiano, tesoro, non risolverai nulla disperandoti così. Non ci resta che aspettare, amore mio. Aspettare che cosa, Lily? Dimmelo tu, cosa? Che mi ridiano il cadavere di mio figlio. È meglio che... Che ti prende? Sono loro, maledetti. Ma quando l'avranno portata qui, accidenti? Cosa hanno scritto, Sebastiano? Ci sono notizie di Tony. Vogliono che smentisca pubblicamente il contenuto del mio articolo. Vogliono farmi comparire in televisione. Mi hanno persino scritto quello che secondo loro dovrei dire. Ma non capisci, Sebastiano? Questo significa che Tony è ancora vivo. Ti prego, amore mio, devi promettermi che farai esattamente quello che ti chiedo. Certo, purtroppo non posso fare altro che accontentarli. Però lasciami pensare, lasciami pensare. Mi occorre un aggancio in televisione. Ottavio, sono Sebastiano. No, no, non ancora. No, soltanto... Soltanto adesso ho ricevuto un loro messaggio. No. Ascolta, Ottavio, devi farmi un favore. Va subito a casa di Chiara, intesi? Sì, esatto. Io adesso esco e vengo là. Ci metto poco, qualche minuto. Ehi, Tony. Hai fame? No, non mi va. Non mi va di mangiare. Beh, pazienza. Peggio per te se non mangi. Voglio solamente il mio papà. Voglio andare dal mio papà. Ti conviene piantarla. O non lo rivedrai mai più. Papà, perché non sei venuto ancora a prendermi? Voglio andare dal mio papà. Voglio andare dal mio papà. Filato, si lega il verbale. Puoi levargli le manette. Che ne diresti di un caffè?
Ma che ospitalità. Se l'avessi immaginato, sarei venuto prima. Non sai quanto mi rallegra che tu sia di buon umore, Peralta. Per favore, Osvaldo, fai il caffè per due. Bene, Peralta. Hai avuto l'intera notte per riflettere, se non erro. Non capisco su cosa, altrimenti l'avrei fatto. Non lo capisci, eh? D'accordo, cercherò di spiegartelo come posso. Ti ho voluto qui perché sei fortemente sospettato di avere a che fare con l'assassinio di una ragazza. Il nome Amneris ti dice niente? Non so di cosa stia parlando. Vorrei ricordarti che la confessione ha i suoi vantaggi, Peralta. Mi stia bene a sentire. Lei ha già tentato di incastrarmi altre volte. E ho sempre potuto dimostrare la mia innocenza. Che cosa vuol fare? Provarci di nuovo? Ha qualcosa di personale contro di me? Può darsi. Può darsi, Peralta. Purtroppo non ne ho le prove, ma suppongo che tu abbia qualcosa a che vedere con questa sedia a rotelle. Forse è solo una mia opinione, ma non credo che sia così errata. Non mi sbaglio. Ne sono più che sicuro. Dimmi la verità, Peralta. L'hai ammazzata tu, la ragazza? La smetta, Donati! Io non conosco nessuna. Non mi ricordo neanche il suo nome. Amneris. Non ho mai conosciuto una donna di nome certo. Amneris. Può darsi che sia vero. Tu in fondo non uccidi per un impulso violento. Tu ammazzi per denaro, non è così, Peralta? Voglio parlare con il mio avvocato e subito. Ci parlerai. È tuo diritto. E quando gli parlerai, digli che ieri, durante il test di riconoscimento, una signora ti ha indicato come l'assassino. Ha mentito, è falso. Si è inventata tutto. Che cosa vi serve? Un colpevole? Eh? Ha mentito! Me la pagherete cara, ve l'assicuro. Mi stia a sentire, la prego, Donati. Perché non vuole credermi, eh? Non si berrà la storia di un idiota che per... Portalo via. Levamelo di torno. Abbiamo tempo, Peralta. Ci sono molte cose su cui devi riflettere. Me la pagherete per questo? Non riuscirete a incastrarmi neanche questa volta! Bastardi! Ti ha chiamato il dottor Wilson. Dice che ha delle novità per te. Sarà qui a momenti. Bene. Allora, quando arriva, mi raccomando, non farlo aspettare. Fallo passare subito. Ho proprio bisogno di buone notizie. Va bene. Sono novità? No, a parte il messaggio di cui già saprei. Beh, immagino che gliel'avrai detto. Sì, le ho già messe al corrente. Ascolta, Chiara, mi occorre un grosso favore. Lo so e ci ho già pensato, Sebastiano. Ho parlato con quelli dell'emittente. Non hanno problemi a cambiare gli invitati per il talk show. Ringraziamo il cielo, io farò tutto quello che chiedono. Spero solo che non tocchino Tony, che non gli abbiano già fatto del male. Ti prego, non dirlo nemmeno. Devi stare tranquillo, è soltanto un bambino. E loro ce l'hanno con te, non con lui. Sì, ma sanno bene che possono usarlo per piegarmi. Ti va di bere un caffè? No. Devo tornare a casa. Ho paura che mi telefonino o mi mandino un altro messaggio, quindi vado. Senti, io ora torno in redazione e resto lì. Tu chiamami se c'è qualche novità, per favore. Anche Balboni mi ha pregato di dirti che è a tua disposizione a qualsiasi ora. Ringrazierò da parte mia. Grazie a tutti. Sebastiano,
Vorrei venire con te stasera. Posso? Ma certo che puoi venire. Ho tanto bisogno di te. A più tardi.